Il Consiglio regionale ha lavorato e ha prodotto leggi con riforme importanti come quella della sanità, come quella degli enti locali. Abbiamo approvato una legge di riforma per le spettanze ai consiglieri che sono state fortemente ridotte, anche la nuova legge sui gruppi con regole più chiare, meno largheggianti, e oggi approveremo l'anagrafe pubblica degli eletti in modo che su internet, sito della regione, sito del Consiglio regionale, ci sarà tutto del consigliere e dell'assessore regionale. Un bilancio sull'attività del Consiglio regionale che nel 2012 ha approvato 13 leggi e svolto 131 sedute d'aula per un totale di 74 giornate di lavori. Questo il tema illustrato dal Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e dall'Ufficio di Presidenza il 20 dicembre durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Un 2012 che ha visto il Consiglio regionale Piemonte all'avanguardia sulla parte informatizzazione, dematerializzazione, quindi niente più carta, tutto online, utilizzando il computer, via anche la parte cartacea dei procedimenti legislativi, le leggi sul wifi libero, sull'open data, quindi un Piemonte all'avanguardia su questo settore, insieme a tutte le altre cose che sono state fatte, dette dal Presidente Cattaneo, mi fa piacere ricordare tutte le iniziative legate alla resistenza alla Costituzione. La direzione è quella della chiarezza, della trasparenza e del contenimento dei costi. Noi però confidiamo come istituzione, come regione, in una cosa superiore, che è quello del rilancio del nostro territorio e quindi rilancio delle nostre imprese e sostegno alle imprese. Noi abbiamo delle eccellenze in Piemonte, meritano il nostro sostegno e ci auguriamo che ci possa essere anche un supporto da quello che è il mondo creditizio e finanziario, perché senza il sostegno anche e l'aiuto delle banche questo diventa assolutamente difficile.